Piero, bentornato allora nella nostra rubrica di Aretinamente, di nuovo qui dal Castello della Fioraia in quel di Subbiano. Siamo ad una nuova novellina, le vogliamo ribattezzare così, in vernacolo aretino. Intanto possiamo scendere, tra l'altro qui mi avevi detto che addirittura ci sono le prigioni, c'erano le prigioni qua, sì, qui, guarda, esatto, c'è proprio qui la inferriata, incredibile. Ecco, questa volta ti voglio... Ecco, parliamo della politica, non che la prigione politica possa non fa, però insomma, vabbè, questa, qualche indagato c'è, ma attinenza, insomma sì, è un po' brutta, però insomma, vabbè, ci è venuta così. Si intitola La politica, questa storia, sentiamo. Sì. La politica è come quella chieve, capace di aprire tutte le porte. Per fare carriera è la via più breve, per mutare in buona la cattiva sorte. Politica e cucina son sorelle, chi c'è sta dentro mangia crepa pelle. La politica non è come la fede, che resta uguale al sole alla tempesta. S'adora l'idolo santo chi ci crede, la politica è un mostro che c'ha in tu la testa più di 100 occhi, che sempre li gira per spiere il vento d'endutira. Quanto ai colori, tutti gli safeno. Mi piace quello rosso che innamora, mi piace il bianco che c'ha un aspetto meno, mi piace il nero che un se scolora. Quindi? Quindi, con queste tente insieme, la giubba è bella. Ah, ecco. Ma l'uomo che la indossa è Pulcinella. Insomma, un po' troppo colorato. È un po' troppo colorato. Un po' troppo colorato, una volta si va a destra, una volta si va a sinistra. La maschera napoletana, quindi, poi ci insegna che, appunto, Pulcinella non era poi quel grande esempio di coerenza, diciamo così. Quindi, insomma, abbiamo, come dire, dato una sferzata anche al mondo della politica con le nostre novelle. Esatto, perché... Sì, perché già in quel periodo si vede che però ecco. Era già così la politica. Esatto. Insomma, cioè, diciamo che qui si parla di un centinaio di anni fa, e quindi perché questa è stata scritta nel libro di Alberto Severi. Ecco. E quindi si parla grosso modo di 100 anni fa. Di 100 anni fa. Benissimo, allora dal Castello della Fioraia, dove abbiamo visto anche che c'è appunto una prigione, insomma, per quelli che fanno i cattivi, tanto per tornare alla politica. Tante le volte, insomma, uno ci fosse bisogno, qui lo spazio c'è. Comunque, sì. Diamo appuntamento alla prossima puntata. Alla prossima puntata di Aretinamente. Alla prossima.